dalle stelle del cielo a quelle dell'enogastronomia veneta. È l'iniziativa ideata dal Movimento Turismo del Vino, che viene riproposta anche quest'anno in collaborazione con la provincia di Venezia e venezia20.com per la serata di San Lorenzo, il 10 agosto prossimo, a Villa Widmann Rezzonico Foscari di Mira. Protagoniste 30 cantine del territorio, che proporranno ognuna 3 vini di propria produzione, accompagnati dai sapori dei piatti tipici della tradizione veneta, come il baccalà mantecato, le sarde in saor, e dalle spiegazioni degli astrofili veneti. Vista la degustazione di vini, non mancheranno nemmeno gli etilometri in villa, così da rendere responsabili ed educare i partecipanti. Il 10 di agosto a Villa Widmann a Mira c'è Calici di Stelle, un evento nazionale che abbiamo portato lì, dove ci sono più di 130 vini da degustare, dove sono presenti i titolari delle cantine, ci sono dei cicchetti veneziani da assaggiare, ci sono gli astrofili e soprattutto per le mamme che hanno i bambini ci sono i laboratori per i bambini, come Colore la tua stella. Ci sarà Fabrizio Nonis, c'è Max Solinas, un artista che porta le sue opere, quindi sarà una bella serata piena di grande movimento. Cominciamo alle 19 fino a notte. È un'occasione importantissima di promozione del territorio nelle varie forme di eccellenza che vanno appunto dalle ville, da un territorio magico come la Riviera del Brenta, ma soprattutto i vini e l'enogastronomia, che per il turismo si stanno rilevando fondamentale, e cioè di un fortissimo appeal per quello che è il turismo slow, per cui il turismo di qualità, persone, nostri ospiti che hanno una buona capacità di spesa, che hanno riguardo per il territorio, per cui penso sia una grandissima opportunità. Nell'occasione della presentazione della serata, necessaria è anche una riflessione sul mercato della produzione dei vini, che risente naturalmente della crisi economica, ma che tiene soprattutto in alcune produzioni locali e che comunque ha bisogno di sostegno anche da parte delle istituzioni. Beh, penso che come tutti i settori, però quello del vino è chiaramente in crisi. Noi in Veneto abbiamo un'isola felice che è quella del Prosecco in questo momento, che invece è un vino che ha una grossa richiesta di mercato, quindi che andremo a valutare poi i prossimi anni con tutti i vigneti che sono stati piantati quest'anno e gli anni precedenti, che poi pian piano entreranno in produzione, quindi si tratterà di trovare la collocazione. Chiaro che Prosecco o vini no, di altro tipo, la soluzione è sempre espandere sempre di più il mercato, sia, e per questo è fondamentale che le aziende siano più consapevoli e moderne, e allo stesso tempo, da un punto di vista delle istituzioni, è normale che ci vuole un aiuto in modo che i marchi e le zone di produzione siano il più possibile conosciuti, riconosciuti e riconoscibili.